Buonasera anche da parte mia. Chiara Pellacani ha chiuso in testa la terza serie di tuffi. Parliamo della finale del trampolino 3 metri, un tuffo che aveva eseguito molto bene anche stamattina, ma nel pomeriggio si è migliorata nel triplo e mezzo avanti carpiato, ben 69.75. Molto bene la romana 19enne Chiara Pellacani. Qui mancano ora due tuffi, deve consolidare questa posizione che già aveva acquisito in una fase di qualificazione. Tra l'altro Chiara Pellacani ha già conquistato 4 medaglie nel corso di questi europei ed è destinata a diventare l'erede di Tania Cagnotto. Peraltro è questo il trampolino 3 metri la gara che predilige Chiara Pellacani, così come era la gara che amava Tania Cagnotto. La Pellacani che ha chiuso con 11 punti di vantaggio rispetto alla seconda classificata, la prima, la terza serie di tuffi, e dunque Chiara che quando mancano due tuffi per lei, il doppio e mezzo rovesciato carpiato e il doppio e mezzo ritornato carpiato, può davvero fare insomma quella che sarebbe un'impresa, perché sarebbe la sua quinta medaglia a questi europei di casa. Esattamente, dobbiamo però dire anche che abbiamo anche un'altra azzurra in gara che invece tanto bene non sta facendo. No, purtroppo Elisa Pizzini ha chiuso la terza serie in ultima posizione, peraltro ha sbagliato nettamente il suo terzo tuffo. Dobbiamo ricordare che lei è ancora più giovane di Chiara Pellacani, è infatti una classe 2005 ed è al debutto europeo. Io ti restituirei per ora la linea sperando di poter confermare questo primo posto più tardi dopo gli ultimi due tuffi di Chiara Pellacani. Grazie a voi amici carissimi che mi mancavate. Colleghiamoci subito. Sì, Umberto, siamo nella fase decisiva della gara. In questo momento si è tuffata la Svizzera che sta lottando con Chiara Pellacani per la medaglia d'oro. Ha fatto un tuffo non assolutamente all'altezza della rimonta che sarebbe necessaria per l'atleta elvetica, vista che Chiara Pellacani, che adesso effettuerà l'ultimo tuffo, il ritornato doppio salto mortale e mezzo carpiato, e significa che deve ritornare in acqua alla stessa posizione che ha sul trampolino, mentre la Enberg ha fatto il rovesciato, ovvero sia nella posizione opposta si è trovata in vasca. Non è stata però un'esecuzione perfetta, ma adesso Manuela, c'è Chiara Pellacani. C'è Chiara Pellacani, esegue il suo ultimo tuffo, è un doppio e mezzo ritornato carpiato, 3.0 di difficoltà. Chiara Pellacani, per conquistare l'oro deve fare almeno 57.50. Cosa e che è assolutamente alla assolutamente sua portata, considerando che stamane è stato pagato 61.50 questo tuffo. Dunque pronta Chiara Pellacani, spalle alla piscina per il suo salto che segue in questo istante. Un ottimo tuffo questo di Chiara Pellacani. Andiamo a guardare il punteggio per confermarvi quello che possiamo confermarvi. Esatto, 63, campionessa d'Europa Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri. E invece dobbiamo dare la posizione di Elisa Pizzini, sempre per dovere di cronaca, che è riuscita a evitare, crediamo, l'ultima posizione, ha rimontato due posizioni, ha terminato la sua fatica in finale al decimo posto, ma celebriamo questa ragazza che ha la quinta medaglia, la seconda d'oro, uno l'aveva vinta in squadra nel team event misto, ed è sicuramente, Emanuele, a questo punto lei l'erede di Tania Cagnotto. È così infatti, Chiara Pellacani dunque medaglia d'oro nel trampolino 3 metri, ha battuto la svizzera Einberg e la britannica Harper. Adesso l'abbraccio e le lacrime, l'abbraccio con il suo staff, le lacrime di Chiara Pellacani e la sua esultanza nella piscina, che è stata anche di Tania Cagnotto, dove ha fatto la storia dei tuffi Tania Cagnotto, ma è la piscina di casa per questa ragazza che compirà 20 anni a settembre, dunque fra pochissimo. Un sorriso smagliante sta adesso sfoggiando Chiara Pellacani, chiaramente una grandissima soddisfazione per lei, e risuonerà ancora una volta qui al Foro Italico dunque l'inno di Mameli. Intanto la linea può tornare a te, ti ringraziamo per l'ospitalità di questi giorni, non irromperemo più perché non ci sono più gare, quindi lunedì non ci saremo noi a interferire con il tuo racconto, ma continueremo lo stesso a seguirti. No, grazie a voi, è stato veramente entusiasmante lavorare con voi e seguire questa bella impresa e soprattutto seguire il vostro bel racconto. Grazie veramente, grazie di cuore.